Ciao a tutti, oggi vi volevo parlare di questo dipinto di Antonello da Messina, intitolato Ecce Homo, che fa parte di un gruppo di dipinti realizzati con lo stesso titolo, che erano stati commissionati ad Antonello da collezionisti che volevano utilizzare queste icone come delle ispirazioni per meditare, per pregare, per porre attenzione spirituale e meditativa nei confronti della figura di Gesù Cristo. E Antonello crea un'innovazione in questo tipo di pittura religiosa. Prima di tutto perché in questo caso realizza la colonna della flagellazione, vedete qui, dove Gesù Cristo è appoggiato di tre quarti, con un volto sofferente e uno sguardo perso nel vuoto, ma uno sguardo che in realtà chiama un pathos e una drammaticità per la sua situazione assolutamente sconvolgenti, tanto che proprio grazie alla ricchezza di dettagli che Antonello ha posto nella realizzazione del dipinto, questo dipinto è diventato molto famoso, è del 1475, tra l'altro molto ben conservato e attualmente esposto a Piacenza, perché proprio la ricchezza di dettagli creava ancora più concentrazione, ancora più devozione da parte dei fedeli nei confronti della figura di Cristo e della passione. Qui possiamo notare prima di tutto la realizzazione della corda intorno al collo, perfetta dal punto di vista stilistico, della corona di spine poggiata sul capo, i capelli sudati che vengono realizzati in dettaglio, quasi come se Antonello avesse dipinto ogni singolo capello. E poi le gocce di sangue e le lacrime che scendono dal volto e toccano anche, scivolano sul corpo di Gesù Cristo. Tutti questi dettagli appunto stimolavano la preghiera, la devozione e in un certo senso anche un percorso spirituale da parte del devoto. La luce è l'elemento essenziale, perché grazie alla luce Antonello riesce a inquadrare determinati dettagli, a porre una certa drammaticità, una certa intensità nel volto di Cristo, a creare una struttura prospettica importantissima, perché infatti vedete che ad esempio questa balaustra serve per delimitare la posizione di Gesù Cristo davanti a noi, ma contemporaneamente anche per dargli forma, per dargli plasticità. Lo sfondo nero accentua questa prospettiva e le ombre, come quelle della colonna che toccano il corpo di Gesù Cristo, danno ancora più forma e ancora più sostanza alla plasticità del suo corpo. Quindi l'immagine è quasi un'immagine tridimensionale, perché appare come in una condizione di un pathos vero, vivente, essenziale, in quell'istante in cui la persona che sta pregando deve vivere con tutto il suo cuore, con tutta la sua mente, la concentrazione e la preghiera verso la figura di Cristo e verso la passione che ha dovuto vivere ed affrontare. Quindi ci sono tre elementi fondamentali: la plasticità e la prospettiva tutte italiane che Antonello rende ancora più straordinarie, e la ricchezza di dettagli di derivazione fiamminga. Antonello era uno studioso dei quadri fiamminghi e il suo talento ha reso i dettagli del volto di Cristo, del suo corpo, delle lacrime, delle gocce di sangue ancora più forti, ancora più sostanziali. E dunque poi la luce, dove Antonello porta delle innovazioni incredibili e grazie alla luce rende il volto di Cristo ancora, come si diceva, più plastico, ancora più presente, ancora più vivo nel momento drammatico che sta vivendo. Se volete altre informazioni su Antonello da Messina potete andare su biografiaonline.it, dove trovate tutta la sua opera.